passa di chilometri, lo usava il mio collega Ste prima di me, che ancora era un altro, quindi non è un camion nuovo. Per il momento lo uso io. È un premium 4,50 euro 5. Posso divertire. Comunque, cambio automatico 12 marce, 3 retromarce per la prima corsa, e niente, 3 assi, peso totale a terra 26 tonne, può agganciare il rimorchio, ma io non lo aggancio, lo agganciamo a ste, io no, e basta. Questo è il cruscotto, quando giro il quadro si accendono tutte le spie, adesso vedi c'è la radio accesa, la spegniamo. Qui abbiamo, si fa fatica a vedere perché c'è il riflesso, lo strumento del gasolio, l'indicatore di livello del gasolio, l'indicatore della temperatura dell'acqua, si vede un po', e la pressione dell'aria. Adesso è un po' giù l'aria perché sono fermo, ho alzato e abbassato più volte il cassone, quindi l'aria è scesa. Questo è il contagiri con contachilometri digitale. Qui abbiamo, adesso mi segna, sta segnando, vedi che sono un quarto d'ora che sono ferma qua in pausa, non in posizione di marcia perché l'ho livellato diversamente. Manutenzione perché devo andare a cambiargli un filtro. Ho 3 ore 23 di guida e 35 di pausa. Non so se si riesce a leggere perché c'è il sole. Livello, vabbè, la guida, livello del gasolio e livello della D-Blue. Questa è la mia media oraria. Io ho una media di 44 km all'ora. Consumo medio di 25,8 litri per 100 km, d'altronde con una media oraria così bassa, cosa possiamo pretendere? Faccio quasi sempre città. Questo è vabbè, la pressione dell'olio adesso è a zero perché il motore è spento, e la carica della batteria, 24,6 volte, comunque spento anche questo. Niente, vedi che non c'è niente di particolare. Questa leva qui è il tergicristallo, il lavavetro, vabbè, cose classiche. Questa qua, questa è la leva del cambio, che non so se riesco a farlo vedere. Così è in neutro. Se lo sposto così va in drive, se giro indietro questo va in retro, se lo giro in avanti mi dà il primino, se tiro sulla leva, se per esempio ho messo la retromarcia e tiro in verso di me la leva, torna in drive, lo metto in nullo, sono a folle, niente di particolare. Sul volante pochi comandi, questo qui serve a impostare la velocità. Quando voglio mettere il cruise schiaccio, metti che sono a 70 all'ora, schiaccio più, mi imposto i 70, voglio andare a 72 schiaccio due volte il più, voglio andare a 68 schiaccio il meno, capito? Di qua c'è questo bottone qua con lo 0, che se ho il cruise schiaccio questo mi toglie il cruise, e questo qua è il richiamo del cruise, poca roba. Qui c'è il devio luci, niente di particolare neanche qua, luci, vedi? Poi se devi mettere fendinebbia, retronebbia, quelle cose lì, li metti tutti da lì. Schiacci questo bottone, non lo schiaccio, sono, è il clacson. Perché questo camion ha le trombe, ma dopo 10 anni un ingegnere della motorizzazione ha detto no, le trombe non le puoi avere, devi avere il clacson, e gli hanno messo il clacson. Vabbè. Questo è il bottone del carrello, così lo abbassi, se schiacci questo va in automatico. Questo qua è la ventola, le posizioni, questa qua sarebbe l'aria condizionata ma non va, la temperatura in cabina,
a freddo a caldo, le posizioni delle bocchette sopra, così. Queste sono le quattro frecce, questo è l'aiuto della partenza in salita, questo qua se lo schiaccio così posso mettere il cruiser, se no non lo posso mettere, questo qua, questo bottone qua mi, se lo schiaccio praticamente quando freno uso anche il freno motore. Ah, il freno motore, scusa, mi stavo dimenticando, è questa leva qua, tac, per le sue varie tacche. Praticamente se io sto andando, tiro due tacche di freno motore, mi scala la marcia quando è in automatico. Questo qui serve per alzare e abbassare il minimo, quelle cose lì, ma mai usati. Presa 12 volte, la presa 24 volte, c'è un fusaglie varie. Di là ci sono altre bocchette, ci sono dei vari cassettini qua sopra. Quindi lì sopra c'è un cassetto, il baracchino in alto. E l'infernale macchinetta, come viene chiamato il tachigrafo. E basta, cosa ti faccio vedere d'altro? Vabbè, qua dietro c'è i bottoni. Questo qua è il manettino del freno a mano. Questo qua è il bebasto, lo accendi, si accende la spia là sul cruscotto, vedi? Accesa, spenta. Questo regoli la temperatura del bebasto, questi vabbè, i finestrini, quelle cose lì. Qui è uguale. C'è i comandi dei vetri elettrici, così abbassi e così alzi. Questo è quello di destra, questo qua è il riscaldamento degli specchi, qua sopra c'è la regolazione degli specchi, se lo giri di qua regoli lo specchio destro, se lo giri di lì regoli lo specchio sinistro, vedi? Io non lo faccio, sennò poi non ci vedo più. Vedi? Facciamo così. Vedi, tac, tac. Ce l'hanno tutti i camion queste cose. Non ha niente di particolare rispetto agli altri. Qua davanti c'è lo specchietto guarda pedoni, là sopra c'è un gavone dove c'è dentro la mia cucina da campo, sopra lì c'è il baeco, là c'è un altro ripiano sulle coperte, dentro qua c'è tutti i miei atlanti, perché io sono all'antica e dentro di c'è gli atlanti. I documenti e gli atlanti, gli schermi di sicurezza della DR, quelle cose lì, le luci notturne, vedi? E dietro c'è la branda con tutto il mio casino, coperte, cuscini, borse, borsette, c'è la canale d'aria. E qua sotto c'è il frigorifero, cosa molto utile su un camion. Qua si apre, avanti. Bottigliine d'acqua, frutta, qualcosina così da mangiare. No, scusa, sto dentro il cuscino. Niente, comodo. Mocca. Qua la mocca è sacra, sono il camion. Sto bello, tutto l'aria. Si mette via, tutto a posto. Niente di particolare. Il nome dell'autista. Ah, la radio. Qua la radio. Quando l'accendi si accende là, si accende cosa, il display, anche io DJ. Chiudila. Spero di averti accontentato. Ciao Manuele! Come ti ho detto, la mocca in questa cabina è sacra. E visto che facciamo pausa, tanto che aspettiamo, che fanno pausa anche qua dove devo scaricare e caricare, facciamo il caffè, ho mangiato e adesso facciamo il caffè. Eccolo che arriva, anzi è già arrivato, guarda che una gorgoglia. Spegniamo il gas, ci riesco ad avere pronta, no, scotta piano piano. No, ho fatto il ritorno di goccia. Vabbè. Ogni tanto combino qualche pasticcio. E adesso ci beviamo un caffè. Ciao, bye.